Ciao, sono Barbara Russo, titolare del Centro Estetico Eutalia. Benvenuti ad una nuova puntata della rubrica Esteticamente. Oggi parliamo di acido glicolico e in particolar modo del suo impiego all'interno dei nostri protocolli di lavoro per l'esecuzione del trattamento Dermopil dell'azienda cosmetica Dermophysiologique. Vediamo innanzitutto cos'è l'acido glicolico. L'acido glicolico, estratto principalmente dalla canna da zucchero, dalla barbabietola o dall'uva non ancora matura, è un acido organico di derivazione naturale di piccole dimensioni, grazie alle quali può attraversare l'epidermide e raggiungere gli strati più superficiali del derma. Questo è un aspetto che giustifica la sua spiccata capacità di penetrazione nella pelle e che limita significativamente il rischio di allergie associate al suo utilizzo, elevandone la tollerabilità. Dal punto di vista chimico si tratta di un alfa idrossiacido ed in termini di struttura molecolare è il più piccolo fra quelli che possono essere utilizzati per il peeling chimico. Cos'è un peeling chimico? È un trattamento estetico che viene effettuato per provocare l'esfoliazione del volto tramite sostanze applicate a livello cutaneo. L'obiettivo che si desidera raggiungere è quello di rimuovere la pelle opaca e deteriorata in modo che venga sostituita dalla pelle nuova e luminosa che si rigenererà grazie al trattamento. Questo effetto è possibile grazie all'accelerazione del naturale ricambio cellulare dermico che si innesca rimuovendo le cellule morte. Ma a cosa serve il trattamento con l'acido glicolico? Non solo a dare più luminosità e uniformità al viso, infatti le sue funzioni sono davvero molteplici. Può essere utilizzato per curare le cicatrici come quelle dovute dall'acne, per combattere l'iperpigmentazione dovuta a macchie solari o a predisposizione genetica, per regolare la produzione di sebo in pelli seborroiche, è ottimo anche contro le rughe e i segni del tempo perché consente di minimizzare queste imperfezioni e per attenuare le smagliature. È efficace anche per eliminare i peli incarniti in quanto riesce a rimuovere il tappo di cheratina che ostruisce il follicolo, favorendo la fuoriuscita del pelo e rendendo le zone trattate perfettamente lisce e omogenee. Per quanto riguarda l'acne, una delle patologie cutanee più comuni, il peeling rimuove i famosi punti neri e punti bianchi derivanti dall'occlusione del follicolo pilifero, prevenendo in tal modo la progressione a papulopustole. Vorrei rispondere a due delle domande più comuni. Il peeling all'acido glicolico è sicuro? Presenta controindicazioni? La mia risposta è che se il trattamento è eseguito con protocolli di un certo tipo, l'incidenza di effetti collaterali è veramente bassa, tant'è che tra quelli più comuni vi è semplicemente un lieve arrossamento, che tende a scomparire nel giro di poche ore. Le uniche accortezze che mi sento di imporre ai miei clienti sono quelle di utilizzare sempre una protezione solare alta sulla zona trattata, di evitare assolutamente l'esposizione diretta al sole e di evitare il trattamento se si assumono farmaci fotosensibilizzanti. L'acido glicolico, infatti, assottigliando la pelle e rendendola più sensibile alle radiazioni, può favorire la comparsa di macchie brune. Per la buona riuscita del trattamento è assolutamente indispensabile un'autocura domiciliare specifica e personalizzata, che prevede principalmente l'utilizzo di un detergente sebosimile idratante dalla consistenza cremosa, di una crema super idratante per pelle disidratata e di una lozione viso illuminante ad azione sfoliante ed idratante. Seguono poi chiaramente altri prodotti ad uso personalizzato in base al tipo di pelle. Se anche tu vuoi rinascere in una nuova pelle, non ti resta che contattarci in privato. Saremo lieti di darti tutte le informazioni che desideri e di fare insieme una consulenza gratuita direttamente qui nel centro estetico. Per conoscere meglio o per acquistare i prodotti Dermophysiologique, puoi visitare la sezione shop del nostro sito web www.eutalia-n.it. A presto!